Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un video molto speciale a cui tengo particolarmente è il wedding tag. Faccio a distanza di quasi un anno dal matrimonio, il 30 aprile infatti sarà il nostro primo anniversario di matrimonio, perché le foto e il video mi sono arrivati da poco. Spero di essere a fuoco e scusate se magari la luce non è delle migliori, però sto registrando di sera e purtroppo non ho ancora il set per le luci, prima o poi spero di comprarlo. Per fare questo tag ho bisogno delle domande che adesso prontamente vedrò sul mio cellulare e sono un bel po' di domande, dovrebbero essere 21 e spero di essere più breve e più concisa possibile. Iniziamo. Quanto tempo è passato dalla proposta al matrimonio? Allora, sono passati 2 anni perché l'idea di sposarci c'è sempre stata. Io e Fabio siamo insieme quest'anno da 11 anni e negli ultimi anni appunto c'era questa idea di sposarci e di andare a vivere insieme. E quindi diciamo che la proposta me l'ha fatta nell'estate del 2016 perché stavamo ad Assisi per un campo estivo e siccome Assisi è la nostra città, diciamo è il nostro posto nel mondo, qual è l'occasione migliore appunto di fare la proposta lì e mi ha fatto una specie di flash mob insieme ai ragazzi lì sulla piazza di Assisi, un imbarazzo totale, non vi sto qui a raccontare perché c'era tanta gente lì, comunque un luogo turistico e non vi dico insomma l'imbarazzo, però è stato bellissimo. Seconda domanda, sei stata aiutata dalla famiglia o da un wedding planner? Bella domanda, wedding planner sono stato io e la mia famiglia. Perché appunto qui al sud diciamo che non si usa molto la figura del wedding planner, almeno forse adesso ultimamente un po' di più, ma credo che la figura del wedding planner sia magari utilizzata da chi ha poco tempo a disposizione, magari da chi lavora, chi non ha magari voglia e tempo di mettersi appunto ad organizzare il matrimonio, che comunque è un impegno serio. Io, essendo più libera, e anche sinceramente perché abbiamo voluto fare tutto veramente noi, dall'organizzazione alle bomboniere, ho preferito appunto fare da sola, facendomi aiutare dalla famiglia e dalla famiglia di Fabio. Terza domanda, matrimonio religioso o civile? Ovviamente religioso, non so se magari si è visto dai miei video, non credo, io sono una persona molto credente, anche Fabio, e quindi ovviamente il matrimonio non poteva che essere religioso, soprattutto nella parrocchia in cui noi siamo cresciuti e quindi è veramente stato bellissimo. Io sono direttrice di un coro, se non lo sapete, di giovani, che cantiamo appunto ogni domenica a messa. E niente, quindi mi ha fatto anche, mi ha curato anche la parte del canto durante la messa ed è stato bellissimo. E 4. Matrimonio in grande o in pochi intimi? Non so quale sia la definizione di grandi e di pochi intimi. Diciamo che forse una via di mezzo perché noi eravamo più o meno 100. Per l'esattezza 117 ragazzi, ebbene sì. E niente, diciamo che è stata una via di mezzo, anche perché noi abbiamo degli amici, una comitiva con cui usciamo abbastanza grande, siamo già tipo 30 persone, quindi contando poi i parenti miei, i parenti di Fabio, siamo arrivati insomma a 100 persone con altri amici che si sono aggiunti, ovviamente, che fanno parte della nostra vita. 5. Quali erano i colori del matrimonio? Allora, è nato in realtà man mano ed è anche il colore che poi mi ha accompagnato anche nell'arredamento ed è il blu. Il blu, proprio blu, non azzurro, non vari tipi di blu, il blu. E c'è stato in qualsiasi dettaglio del matrimonio, nelle bomboniere, nel bouquet addirittura ho voluto inserire il nastro blu. Volevo trovare, mi sarebbe piaciuto molto trovare le scarpe blu, ma non le ho trovate. Il blu, vabbè, c'era nella giarrettiera, ovviamente c'è sempre il blu. E poi c'era un po' dovunque, anche nei fiori del ristorante, i nastrini, se non mi sbaglio, del centro tavola. Il blu era, diciamo, un po' dovunque, ecco. Ah, mi sono dimenticata, oltre al blu, se si può considerare un colore anche che fa parte del matrimonio, è stato il giallo, perché io ho scelto i girasoli come fiori, perché adoro i girasoli, quindi diciamo che l'accostamento blu e giallo mi è sempre piaciuto e ho trovato in realtà una scelta vincente. Sesta domanda, all'aperto o al chiuso? Allora, sposandoci il 30 aprile, ovviamente doveva per forza essere al chiuso, perché comunque avevo paura tantissimo che piovesse.
in realtà non ha piovuto, anzi in realtà ha fatto tipo 30 gradi, che non è mai successo, e ha fatto un caldo pazzesco. Diciamo che la cerimonia in chiesa ovviamente si è svolta al chiuso, però poi siamo stati anche fuori, e le foto le abbiamo fatte all'aperto, e la cerimonia poi al ristorante ha avuto una parte all'esterno durante l'aperitivo e anche una parte poi all'esterno nel momento della torta, e noi abbiamo fatto poi il post cerimonia dopo il ristorante, e quindi siamo rimasti la sera. Vi dico solamente che per il caldo che faceva il 30 aprile siamo rimasti là fuori per il caldo, appunto, perché era all'inizio si era pensato di farlo all'interno, in realtà poi quel giorno faceva talmente caldo che sembrava una sera d'estate e siamo stati fuori. E poi 7, avete scritto voi le promesse? No, perché ovviamente sposandoci in chiesa si segue il rito religioso delle promesse, e quindi no. E in realtà ci siamo mandati dei messaggini molto romantici la sera prima, e quindi forse possono valere anche quelle come promesse. Poi, 8ª domanda, vi siete visti prima del matrimonio? Il giorno prima sì, la sera, no, durante il giorno, il 29 se non mi sbaglio, no. Oddio, sto iniziando a non ricordare. Ci siamo visti la sera perché mi ha fatto la serenata, quindi a me si usa molto fare la serenata con gli amici sotto il balcone di casa mia, anche perché viveva al primo piano. E quindi sì, la sera ci siamo visti e mi ha fatto appunto la serenata. Siamo rimasti poi a cantare, a mangiare, non vi dico, i vicini che si sono avvicinati pur non conoscendoci, gente magari, parenti di parenti che stavano lì vicino, sono venuti tutti quanti a festeggiare con noi. 9. Fotografo o cameraman? In realtà tutti e due, perché il fotografo a cui mi sono affidata appunto lavora in coppia, perché io soprattutto oltre alle foto ci tengo molto al video, perché secondo me il video, poi forse facendo anche un pochino i video su YouTube, mi danno la sensazione di ricordo maggiore rispetto alle foto. Le foto sì, ovviamente ci devono essere, però preferisco molto di più il video. Infatti erano 3 i fotografi, 2 fotografi e un cameraman, bravissimi ragazzi, mi hanno fatto delle foto e un video spettacolare. 10. Quale trasporto? Allora, adesso mio cognato mi ammazzerà perché è stato il suo regalo. Siamo spostati in macchina e adesso non mi ricordo il nome della macchina, ragazzi, non ne capisco niente di macchine, era una macchina grande. Comunque vi metto le foto mentre ve ne parlo. Bianca la macchina, però non mi chiedete il modello di macchina perché non ne capisco nulla, e quindi non lo so, si sono messi d'accordo con Fabio e l'ha scelta lui. Magari mentre edito il video vi scrivo qua sotto il modello della macchina. Comunque era stupenda, meravigliosa. 11. Qualcosa di nuovo, di vecchio, di prestato o di blu? Allora, qualcosa di nuovo, ovviamente il vestito era nuovo, e anche, non so se si possono calcolare, le forcine che c'erano nei capelli del matrimonio, anche le ciglia finte si considerano qualcosa di nuovo, le scarpe, ragazzi, tutto nuovo. Qualcosa di vecchio, in realtà non ci ho pensato, ma è stata una cosa che poi sono stata costretta ad utilizzare perché è stato l'unico inconveniente della giornata. E le calze, ragazzi, le calze praticamente ne ho comprate 2 paia, che con tutto che è fatto caldissimo la sposa deve mettere le calze, e le ho comprate, le ho messe la mattina appunto quando mi sono vestita e si sono smagliate tutte e 2 paia che avevo comprato. Quindi nell'agitazione più totale che non avessi le calze, ho messo un paio di calze che avevo a casa già, che si sono smagliate pure quelle, ragazzi, non vi dico, un incubo è stato con quelle calze. Però se si può considerare qualcosa di vecchio è stato quello. E qualcosa di prestato, credo nulla, però adesso non sto ricordando niente. Qualcosa di prestato, no, niente. E qualcosa di blu, la giarrettiera. Qualcosa di nuovo è anche la giarrettiera, perché mi è stata regalata. In realtà, ragazzi, non credo molto a queste cose, quindi, cioè, voglio dire, anche se non c'era qualcosa di prestato, amen. O se c'era non me lo sto ricordando. 12. Com'era il vestito? Una favola, ragazzi, un sogno. Ed è stato, ragazzi, amore a prima vista. E ne ho provati alcuni e ancora non mi piacevano. Il vestito l'ha scelto mia suocera, perché l'ha visto sul manichino e ha detto: questo secondo me ti sta benissimo. In effetti è stato così. Ragazzi, come l'ho messo la prima volta, è stato amore a prima vista. Quando poi
e si è aperta la tenda e tutte quante le mie accompagnatrici hanno iniziato a piangere, ho capito che era quello. Mi faceva sentire, mi ha fatto sentire benissimo, magrissima, ragazzi. E come l'ho sempre desiderato, da principessa, col pizzo tutto quanto lavorato, e con le maniche, con i dettagli fino alla fine dello strascico, stupendo, meraviglioso, lo sceglierei 10.000 altre volte. E se potessi lo metterei sempre, perché è bellissimo. È sprecato metterlo solamente una volta, ma purtroppo è così. Altra domanda: descrivi il tuo bouquet. Allora, il mio bouquet, come vedete anche da qui, e come vedete da tutta la mia casa, se avete visto l'home tour, ovviamente non poteva che essere di girasoli piccolini, però non volevo quelli grandi, perché quelli grandi li ho utilizzati per la decorazione in chiesa, ed era fatto di girasoli, vabbè, ovviamente sistemato con del verde, di nebbiolina bianca, perché io appunto ho voluto girasoli e nebbiolina bianca. Poi aveva dei nastrini blu che scendevano appunto per richiamare il colore, e ogni girasole poi aveva una perla in ogni girasole come altra decorazione. 14ª domanda: la canzone con cui si è entrata. Ovviamente, ragazzi, sposandomi in chiesa sono entrata con la marcia nuziale, che ha suonato un'altra mia amica, tutto in famiglia, ragazzi, è stato veramente stupendo. 15ª domanda: DJ o band? In realtà ero un animatore, e quindi sì, che aveva appunto il DJ, però l'animatore che non cantava, il DJ, e poi abbiamo avuto il sax, che è suonato in alcuni momenti della cerimonia, come per esempio quando siamo arrivati all'aperitivo e poi alla torta. E basta, poi praticamente il DJ ha messo le basi che avevamo concordato. E poi, sinceramente, ve lo dico proprio chiaro e tondo, avendo amici, diciamo, abbastanza esuberanti, diciamo che l'animazione è stata fatta esclusivamente da loro ed è stato bellissimo. 16. Avete ballato con quale canzone? Ovvio che sì. Abbiamo ballato sia io e Fabio, sia vabbè con tutti quanti gli altri, chi più ne ha più ne mette, sia con i nostri genitori, io con papà e Fabio con mamma sua. La canzone del primo ballo è stata Perfect di Ed Sheeran, ed è stato anche il momento in cui sono crollata e ho pianto, perché dovete sapere che io per tutto il matrimonio sono stata serena e felice. Addirittura la parrucchiera, quando è arrivata, mi ha detto: hai dormito? Sì, ho dormito questa notte. Strano, dice, la prima sposa che sento che ha dormito. Io ero rilassatissima, addirittura io tutta vestita, con la vestaglietta, insomma, che si mette prima di mettersi il vestito, e con i capelli fatti e truccata, andavo in giro per casa a chiedere se serviva la mano, a sistemare la scala con gli ultimi dettagli, perché la scala l'ho addobbata anche io, per farvi capire come stavo, però sono stata tranquilla. E per una come me, che è maniaca del controllo e dell'organizzazione, stare così calma è stato veramente un dono di Dio, ve lo dico veramente col cuore aperto, perché io sono stata serena, mi sono goduta ogni singolo momento e mi ricordo tutto. Mi ricordo, mi dicevano tutti quanti: no, ma magari sicuramente quel giorno non capirai nulla, non ti ricorderai niente. Mi ricordo tutto, ho mangiato, ho riso, ho ballato, mi sono divertita, ho pianto, ho fatto tutto quello che potevo fare, sono stata felicissima e rifarei tutto da capo. 17. Descrivi la vostra torta. Allora, la nostra torta era su tre piani, il primo più grande, poi più piccolo e più piccolino ancora, e nasceva in realtà con questa cascata di margherite. Le margherite erano rosa, come l'ho vista io appena me l'hanno fatta vedere sul dépliant d'oro. Erano roselline ed era rosa. Io ho chiesto al titolare del ristorante, che è stato di una gentilezza, di una professionalità e di una simpatia, ragazzi, veramente unica. Se siete delle mie parti, vi consiglio veramente spassionatamente il Mille una Notte, che è sulla Lecce Maglie, a Sternatia praticamente, ed è favoloso come location. E appunto gli chiese se poteva il pasticcere se poteva cambiare le margherite e farle diventare girasoli gialli e con delle roselline blu per richiamare proprio i colori, quindi è stata fatta su misura per noi ed è stato gentilissimo, perché è stato disponibilissimo a cambiare, diciamo, quello che era poi in realtà una cosa completamente diversa. 18. È andato tutto come previsto? Sì, anche meglio. A parte il caldo, cioè in realtà è stato bello che abbia fatto caldo, però per una che il caldo non l'ama particolarmente e che ha scelto soprattutto aprile per non avere caldissimo, ha avuto 30 gradi, però diciamo che è meglio quello della pioggia sicuramente. E dopo il ricevimento appunto abbiamo fatto un'ulteriore festa, anche se eravamo stanchi morti e ci tenevamo a farla, perché magari durante il ricevimento sei un pochino più trattenuto. Non è stato il nostro caso, però diciamo che non ti sfoghi come ti vorresti sfogare se sei da solo. Quindi diciamo che abbiamo girato il post cerimonia, il post cerimento a discoteca, nell'allegria e nella
pazzia più assoluta, però sempre in un decoro di un matrimonio, ragazzi, questo sicuramente non abbiamo fatto chissà che cosa. Dopo siamo andati a dormire in un albergo che ci dava la struttura. 20, descrivi la luna di miele. La luna di miele noi l'abbiamo fatta subito, siamo andati in realtà subito a Roma, 3 giorni, quindi abbiamo rimandato poi in un secondo momento la luna di miele. Vi ho fatto anche un video sul canale, che lo trovate, magari ve lo metto qui nelle palline delle i. E siamo andati in Messico una settimana, perché ormai le ferie del matrimonio le avevamo già finite, quindi abbiamo sfruttato le ferie di Fabio dell'estate ed è stato stupendo. Vabbè, vi lascio il video. Abbiamo avuto un po' di problemi col tempo perché non è stato proprio dei migliori, però tutto sommato, diciamo, dai, ci siamo divertiti comunque in Messico. Una volta sola si va, anche se ci ritorneremo. 21, il momento peggiore e quello migliore. Allora, il momento peggiore forse è stato quando si sono rotte le calze, sì, perché sono andata in panico. Il secondo momento peggiore in realtà è stato quando siamo arrivati al ristorante, dopo essere stati un po' di tempo sotto al sole, faceva veramente caldo con tutto quel vestito e con tutta l'ansia che magari è scesa, e io non mi sono accorta, però mia sorella mi ha detto di essere completamente bianca in faccia, tra poco secondo me svieni. In realtà io stavo benissimo, mi sentivo veramente, diciamo, che avevo buttato giù tutta l'ansia della chiesa, e quindi poi sono dovuta andare in bagno un pochino a risciacquarmi e a riprendermi e a togliermi finalmente le calze, ragazzi, che gioia, perché non ce la stavano più, e a mettermi anche le altre scarpe, perché era troppo la cosa di tenere il tacco, era troppo dura. E poi un'altra cosa che è andata storta più che momento, il trucco, che diciamo non ha retto proprio tutta la giornata, però quelli sono dettagli, diciamo, che comunque ha fatto il suo effetto lo stesso. I momenti migliori sono stati più di uno. Allora, il primo momento migliore sicuramente è stato quando sono arrivata in chiesa, che ho visto Fabio lungo la navata e mi sono emozionata tantissimo, perché finalmente si stava realizzando il nostro sogno. Il secondo momento è stato il primo ballo, che veramente mi sono emozionata ed è stato un momento tutto nostro, anche se c'erano 100 persone intorno, c'eravamo solamente noi, come anche quando sono entrata in chiesa, c'erano solamente noi, io e Fabio. L'altro momento migliore, inaspettatissimo, sono stati due durante il ricevimento, e cioè i miei amici che mi hanno fatto una sorpresa, si sono vestiti tutti quanti da suora e hanno imitato Sister Act cantando una canzone scritta apposta per noi, ed è stato divertentissimo. E poi un altro momento migliore è stato quando è arrivato a sorpresa il calciatore che Fabio ama, è un calciatore del Lecce, Shevanton, che è il suo vomito. Fate conto che lui ha pianto solamente quando è arrivato Shevanton, durante il matrimonio non ha pianto zero, proprio niente. Si è emozionato a pianto quando è arrivato lui, ma questo dettagli, e ci ha fatto veramente un regalo, una sorpresa bellissima a venire lì, e veramente noi non ce l'aspettavamo proprio. Per farvi capire, quando è finito tutto, ci siamo messi in macchina con tutto questo vestito, perché poi siamo andati all'hotel con la nostra macchina, e io ho detto: amo, ci siamo sposati finalmente. E lui mi ha detto: sì, amo, ma ti rendi conto? Ho conosciuto Shevanton. Cioè, questa è stata la fine del nostro matrimonio. Comunque, detto questo video finisce qui. Spero di avervi tenuto compagnia, di non essere stata molto logorroica, di avervi trasmesso un po' dell'emozione di quel giorno bellissimo. Se volete altri video in dettaglio sul matrimonio o sul viaggio di nozze, ve li faccio tranquillamente. E magari se volete che vi racconto nel dettaglio proprio quel giorno, senza tag, solo il giorno, con tutto quello che è successo, ve lo dico, vi faccio un video a parte. E fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi su Instagram, perché non so perché qui siamo più di 3000, anzi vi ringrazio e do un bacio a tutti i nuovi iscritti, ma su Instagram siamo pochini, ragazzi, mi dovete seguire anche su Instagram, perché lì sono più attiva, però se vedo che voi non ci siete, io mi demoralizzo e non pubblico molto perché non ho riscontro, quindi già non avendo tempo dedico meno tempo a Instagram se non vedo, insomma, un riscontro positivo da parte vostra. Quindi fatevi vedere, fatemi sentire che ci siete e che mi volete seguire anche lì. Vi mando un grosso bacio, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!